Torna Monzeglio sul campo del Napoli, ma ora guida la Samp contro la sua vecchia squadra che teme la retrocessione. Vivaci le azioni sempre alterne, ma a gioco privo di tecnica. I Liguri puntano sul biondissimo Skoglund per sfondare. Aggressivo ma confuso, il Napoli si batte generoso, ma Rosin è in grande giornata. I blu cerchiati insistono su Skoglund, il biondissimo trova il corridoio giusto e mette a segno. Vince la Samp per 1-0. Sulla rabbiosa reazione napoletana Rosin fa prodigi. Fuga di Okvirk, esatto passaggio al centro, un difensore salva in angolo. Assalta il Napoli, spiovente di Postiglione, rinvio corto di Rosin, tocca Pesaola, Di Giacomo in sacca, 1-1. Nell'intervallo la folla fida ancora nei suoi atleti. Nella ripresa infatti il Napoli attacca con veemenza, ma la fortuna aiuta la bravura di Rosin. Anche per Bugatti non c'è un momento di tregua, Rosin riesce a salvarsi in due tuffi spericolati, in uscita fin troppo azzardata. La Samp insiste in contropiede pericolosi, ma non passa. La posizione del Napoli si fa sempre più pericolante.